A forza di provvedimenti e tagli, dei 47 milioni di euro necessari per il pareggio di bilancio ne mancano all'appello 4,5. La gran parte, 4 milioni almeno, nelle intenzioni del commissario straordinario del Comune di Venezia, Vittorio Zappalorto, arriveranno dalle buste paga dei dipendenti del Comune, che sono numerosi, circa 3.000, e che dovranno lasciare un obolo cospicuo alle casse comunali. Tagli che riguarderanno blocco del turnover, retribuzioni straordinarie, incentivi, premi produttività e simili, ma anche le retribuzioni. È già solo l'annuncio da parte del commissario straordinario Vittorio Zappalorto ai sindacati ha provocato dure reazioni e la proclamazione di uno sciopero generale il prossimo 22 agosto, quando la mannaia dei tagli sarà già operativa. I provvedimenti infatti scattano già dal 1 agosto. A pagare il contributo più salato alla voragine nel bilancio comunale saranno i dirigenti. È previsto lo sfalcio di 30 posizioni organizzative sulle 230 complessive. Per ognuno dei rimanenti verrà tagliato il 70% della retribuzione di risultato. Scendono anche gli stipendi dei responsabili dei vari uffici, gli incentivi per i servizi speciali e le indennità del personale ispettivo del casinò. Segue poi una voce che rischia di costare cara un po' a tutti, la riduzione del 20% della quota di produttività individuale, che potrebbe andare da 20 euro al mese per chi guadagna meno di 1.000 euro a 200 euro per gli stipendi più alti. Tagli che non saranno comunque sufficienti a sanare la situazione contabile dell'amministrazione veneziana. All'appello manca ancora 500.000 di euro da reperire nella spesa corrente, dal momento che il commissario Zappalorto è obbligato a operare solo su questa voce. Un vincolo pesante che ha già comportato tagli per 3.000.000 di euro alla spesa sociale, con ricadute anche sulla spesa per l'assistenza domiciliare. Un settore sensibile, questo, per cui le intenzioni del commissario sembrano essere orientate a proseguire nella linea dura della scure sugli stipendi, senza toccare ulteriormente i servizi. Perché il taglio ai dipendenti riguarda anche le scuole materne e gli asili nido, dove sono previsti risparmi sulle supplenze e dove da settembre ci sarà un insegnante ogni 7 bambini, prima erano 6. Se i sindacati decideranno di scioperare, ne prenderò atto, ha commentato il commissario. Avevo già messo nel conto la loro contrarietà. Prova a mediare invece il direttore generale del Comune, Marco Agostini, che ricorda come da sempre il Comune di Venezia abbia retribuzioni relativamente più elevate rispetto agli altri. Insomma, la pillola è amara, ma la medicina è proprio necessaria.